E cambiamo argomento, un ampio dossier su sogni, speranze e priorità di bambini e ragazzi italiani è la relazione annuale del Garante per l'infanzia e l'adolescenza presentata oggi alla Camera. Per noi c'era Luisa Parisi. Per realizzare i propri sogni e le proprie aspirazioni, la via maestra è fuori dall'Italia. A pensarla così è la stragrande maggioranza degli adolescenti, secondo un'indagine Doxa, minorenni che tra le tematiche sociali mettono al primo posto il diritto alla vita e poi il diritto al lavoro, mentre tra i bisogni quotidiani in vetta il telefonino, considerato dal 73% bene irrinunciabile per non sentirsi tagliato fuori. Uno spaccato del mondo dei minori che racconta però anche di gravi squilibri sociali, finanziamenti pubblici insufficienti, mentre aumentano le segnalazioni di disagi al Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Un ruolo istituzionale importante, secondo la Presidente della Camera, perché offre un quadro completo della condizione del minore nel nostro Paese. Sono convinta che solo facendo concorrere gli sforzi di tutte le istituzioni a livello locale e nazionale, ecco, solo così si possa migliorare in concreto le condizioni dei minori nel nostro Paese. La Boldrini sottolinea inoltre che dalla relazione emerge la crescente presenza di minori stranieri non accompagnati in Italia, specialmente afghani. Tra le altre curiosità del mondo dei giovani, l'89% è iscritto ad almeno un social network dove su tutti vince Facebook. Tra i miti positivi spicca Mandela, tra quelli negativi resiste Hitler.